Buonasera a tutti, mi fa piacere portare il saluto della Municipalità di Venezia, Murano e Burano a questa serata che vede la presenza di questo coro giapponese, di musicisti giapponesi, musicisti pugliesi e del comune di Bitonto, che è promotore del festival intitolato a Traetta. Mi fa piacere perché Traetta è stato un compositore importante del Settecento, è nato appunto a Bitonto nel 1727 e ha legato la sua attività in due periodi a Venezia. Quando è arrivato nel 1765 per dirigere come maestro di cappella dell'ospedaletto, ed è in questa occasione che ha composto il primo testo che andremo ad ascoltare, Miserere. È rimasto qui quasi 3 anni ed ha lasciato la città per andare a San Pietroburgo, dove ha sostituito il veneziano Puranello, diciamo Galuppi. E poi è ritornato a Venezia e qui è morto. Quindi Traetta unisce queste due città, Bitonto, dove appunto è nata, e Venezia, dove è morto. Ed è lasciato a Venezia, è legata appunto all'opera, alcuni testi di musica sacra e naturalmente alcuni testi significativi di teatro musicale. E la prima della Didone abbandonata e per esempio la Semiramide, entrambi su testi di Metastasio. Quindi è un'occasione per ascoltare anche qui un autore importante del Settecento e per presentare questo festival che riesce ad unire una attenzione filologica a una presentazione dal vivo invece dei testi, quindi un rapporto tra filologia ed esecuzione che mi pare esemplare come iniziativa. Quindi con un grande piacere cedo la parola all'assessore del comune di Bitonto. Onorato di rappresentare la città di Bitonto, la città natale di Tommaso Traetta. Vi porgo il saluto del sindaco di Bitonto e di tutta l'amministrazione. Noi siamo molto felici di essere ritornati ancora una volta a Venezia, città che ha accolto Traetta e tra le cui calli si respira ancora la sua presenza. Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a far sì che questo progetto riuscisse, perché non è facile trasportare un'orchestra e diversi cori dalla Puglia a Venezia, ma abbiamo voluto farlo con questo doppio concerto che è andato in scena in cattedrale a Bitonto venerdì e che oggi lo presentiamo qui a Venezia. Ringrazio innanzitutto il maestro Clemente, che è il direttore artistico del festival, e grazie a lui che questo festival è nato ed è rinato nel tempo, ed è grazie a lui che grazie a questo festival Traetta oggi è conosciuto e apprezzato anche in Giappone, quindi all'estremo oriente del mondo, ed è per questo che dal Giappone vengono musicisti, artisti, coristi ogni anno per esibirsi sulle note del nostro grande autore. E grazie anche al soprano di questa sera, ma soprattutto alla signora grande organizzatrice dei festival Traetta, ma anche del Japan Apulia Festival, che è Konomi Suzaki. Vi prego di venire al centro per un applauso, perché grazie a lei della nostra città e devo dire dell'Italia tutta, che questi festival possono ancora esistere e sicuramente saranno ancora più sviluppati nel tempo, perché abbiamo grandi progetti. Ad ottobre ritorneremo appunto in Giappone per presentare ancora Traetta, sia l'opera sacra che l'opera, diciamo, profana del nostro. Ringrazio anche il professor Ellero, che ho conosciuto poco fa, grande studioso di Traetta. Traetta è stato un maestro cappella e maestro dell'ospedaletto, che voi conoscete veneziani come ospedaletto, e noi siamo felici di poter ritornare perché c'è già un progetto in mano. Insomma, vogliamo sentirci a casa a Venezia, perché è stata la casa del nostro Traetta, e quindi nel nome di Tommaso Traetta ci sentiamo uniti, e nel nome della musica, soprattutto in questo periodo così complicato per il mondo, possiamo davvero sentirci un'unica anima, un unico corpo. Grazie a tutti e buona serata.
Thank you.
Thank you.
Come, tristan.